fermati! Romeo, fermati tu! I piani, i trucchetti, finisce tutto qui! E il pasticcio con la fabbrica? Puoi fermare anche quello? Wow! La sta usando per rallentarci! Classico trucco alla Romeo! Non è colpa mia! Allora è il momento di un classico di Gatto Boy! Super Gatto Velocità! Super Raggi Felini! Wow! Preso! Ok, Romeo, sputa il rospo! Io? È il robot che deve dare delle spiegazioni. Ebbene, sto aspettando. Padrone, io stavo... Fammi indovinare, progettando una ribellione di robot per conquistare il cielo? Oppure l'intero pianeta? O magari... Stavo organizzando una sorpresa speciale per te. Eh? Volevo le luci laser dei robot volanti e nuvole colorate, ma non trovavo l'attrezzatura per feste della fabbrica volante. Wow! Poi sono venuto qui per prepararti una torta. Buon compleanno, padrone. L'ho fatta prima cuocere in forno. Un attimo, è il tuo compleanno? Tranquilli, non lo festeggia nessuno. Beh, fino ad ora. Scusami, robot. Ci scusiamo anche noi! Pensavamo a un piano malvagio, non a una festa di compleanno andata male. Andata malissimo! Artigio Jet! Oh no, non possiamo decollare! Credo stia per schiantarsi e non c'è modo di fermarla! Macchine inarrestabili, per quale ragione sono così abili a costruirle? Oh, incomprensione tra amici! L'ingrediente perfetto per preparare qualcosa di marcio. Mi serve solamente un ultimo dettaglio, un asteroide. Non sarà tanto facile, padrone. Ce ne occorre uno piccolo. Quello là. Forza, portamelo! Ah! Ah! Padrone, hai dimenticato il mio jetpack. Caspita, hai proprio ragione, robot. Sì! Urrà per robot! Sì! È proprio minuscolo. Ho mangiato dei pompelmi che erano più grandi di lui. Non importa. Ho in mente dei grandi progetti per questo piccolo asteroide. Andiamo! Però, bella partita. Mi è venuta sete. Eh? Ciao, Newton. Come te la passi? Stelletta è sparita! Sicuro che non sia fluttuata da qualche parte? Ho volato nello spazio profondo e ho setacciato anche la Luna. È come se fosse stata portata via. Forse l'ha presa un cattivo. Scopriremo chi è stato. E la rimetteremo al suo posto. Super Pigiamini, pronti all'azione? Di notte salviamo la situazione! Riuscirai, Newton! L'hanno detto i super pigiamini! Tu chi sei? Che cosa vuoi? Scusa, non volevo spaventarti, sono solo un anziano ninja da una remota montagna! Pensavo che fossi uno di quei perfidi malvagi della notte! Io non sono assolutamente un malvagio, ma ho bisogno di aiuto! Vedi, io sono molto, molto... debole! Ho perso i miei antichi poteri ninja e l'unico modo per poterli riavere è scalando la mia montagna. Ma non ci riesco da solo. Scalare una montagna? Io sto cercando un'occasione per essere un eroe. Questo sarebbe sicuramente un gesto eroico. Ti prego, aiuta un povero anziano ninja. Dovrei parlarne con i super pigiamini. No! Io mi indebolisco ogni secondo che passa! Certo che l'aiuterò! È quello che fanno gli eroi! Venga con me, caro nonnino! Ah!
Vento da super buffetta! Non mi prendete, super pigia besti! Vuoi scommettere? Non mi prenderete, super pigia besti! Seguitemi, tutti quanti! Vi farò vedere la mia nuova macchina spaziale segretissima! Oh. Ecco qui la mia formidabile cattura asteroidi! E indovinate un po', ce n'è uno veramente speciale che in questo momento sta volando sopra di noi! Oh, Vilo! L'asteroide rotante più veloce dello spazio! Quello che faremo è andare nello spazio, puntare la mia macchina sull'asteroide, così sarà mio! Tutto mio! La macchina è una cattura asteroidi! Romeo la farà volare nello spazio e ruberà un asteroide! Bel lavoro! Sapevo che ci saresti riuscito! Sta andando via! Presto! Vento da super buffetta! Riuscirò a trattenerlo a lungo. Newton, puoi volare fino all'asteroide e tenerlo al sicuro da Romeo? Chi? Io? Sì, credo di sì, ma se... Sbrigati, non abbiamo molto tempo. Eccoti qua, Vilo. Ora ti porterò al sicuro. Wow! Ruota troppo velocemente! Potere stellare! Preso! Proprio come avevo previsto. Ora attiviamo! Non di nuovo! Oggetti preziosi! Mio! 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 Il prossimo è il museo! Ah, ok, Newton Star! Questo tipo fa sul serio! Concentrati! Usa gli astropoteri! Sono io, Newton! Chiamo i Super Pigiamini! Il giovane faraone è sulla luna! Ehi, che sta succedendo? L'ora del teleporto! Ciao, ciao, Super Pigiamini! Sono io, Newton, dalla luna! Il giovane faraone è sulla luna! Lui è lì! Wow! Presto, andiamo dentro! Via, via, via! Avrà usato un incantesimo! Cercate qualcosa che sia magico! C'è strana roba antica ovunque! Come facciamo esattamente a trovare qualcosa di magico? Forse controllando quell'oggetto luminoso laggiù! No, Lunetta, fermati! A Falinova piacciono i disegni dei gattini! Chi è questo tizio? E cosa vuole fare nella mia fortezza? Ragazzi, dov'è finita la sfinge? Niente paura, c'è più di un incantesimo sulla pergamena. Dobbiamo solo decifrare i geroglifici. Forza, ragazzi! È il momento dell'eroe! Sì! Mettiamo le tute! Jaco, ci servirà la tua super forza, molta forza! Jaco, siamo in posizione! Pronti anche noi! Hai il controincantesimo? Tranquillo! Ho capito come fare! I geroglifici sono forti! Falinava teleporta l'uccellino e il gattino adesso! I lupetti! Che stanno facendo stavolta quei combina guai? Picchiano? Rubano? Cantano? Andiamo a controllare! Guardate! Altro pubblico! Non riescono più a fare a meno di noi! 2, 3, 4! Velosi, spaventosi, bravissimi a ringhiare! A
attenti al nostro... Ah! Wow! Presto, tutti fuori! Geco! Muscoli da Super Geco! Adesso viene il difficile, farli smettere di cantare! Attenti al nostro... Ma che stanno facendo? Credo che si aspettino un applauso da noi. E delle grida. E che scriviate lettere su quanto sono splendidi i miei capelli. Voi volete essere una band? È fantastico, ma ci vuole pratica. Molta pratica. È quello che ho detto io. Ricordate? La pratica non serve. Non ci hanno ascoltato bene. Proviamo di nuovo. 2, 3, 4. Attenti al nostro... Super scudo di piume! Piume svolazzanti di gufetta battono ululato peloso. Muscoli da Super Geco! Ehi, Octobella, devi farmi vedere come si usa questa. Guarda cosa hai fatto! Sei un moccioso verde! Ma hai iniziato tu! Se mi avessi permesso di farti qualche dispetto, sarebbe andato tutto bene! Jackie Guizzanti, questo è troppo! È il momento dell'eroe! Usare la pietra servirà a entrambi. Salverò i miei amici e libererò anche te. Non credo che lo farai. Come no? Sono un super pigiamino, faccio sempre la cosa giusta. È inevitabile. Perfino con te. Ah, salvata da una lucertola. Immagino sia meglio che fluttuare nello spazio. Allora, devi tenerla così. Poi guarda la bolla che vuoi muovere. Concentrati. Senti il potere. Metti un dito sulla pietra. Spostalo dove vuoi che vada la bolla. Non sotto sopra! Scusa! Super presa rettile! Dai, facciamolo! Prendendo la mano. Wow! Avanti, dai! Sì! Non te lo prendere, Amaya. Era impossibile evitarlo. Almeno è servito per una bella gita scolastica. Wow! Incredibile! Fantastico! Ne faremo di sicuro una bella lezione di astronomia. Oh! Oh oh! Magari un'altra volta. Riportarlo nello spazio e spedirlo lontanissimo. Ma come? Hai qualche idea, Amaya? Qui c'erano tanti libri di astronomia. Che fine hanno fatto? Amaya? Chiediamo a Pigia Robot come risolvere la cosa, va bene? Sì, è un fenomeno in astronomia. Un momento. Dov'è andato? Chi? Quel ragazzo! Aveva una cosa in mano, luminosa. Una torcia? Un giocattolo? Può darsi. Concentriamoci, questa missione è già molto complicata. Sì, super pigiamini, pronti all'azione? Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa... Gufetta! Sì!
Egg diventa... Gatto! Sei! Connor diventa... Gatto Boy! Pizza Max! Solo per riavere il tuo veicolo, giusto? Ma certo! Pronti per l'immersione? Sì! Andiamo! La mia Giacomobile! Visto, l'abbiamo già trovata! Non puoi più nasconderti, Octobella! Wow, Geco! Vai piano! Intercettata! Non hai più scampo! No, non mi hai ancora bloccata, Girino! Beh, ti bloccherò con questo e... con questo! Oh, insomma... torna subito qui! Avanti, ci sarà uno strumento adatto! Ah, delle tenaglie! Wow! Col potere della pietra di fossato è troppo veloce! Ciao, ciao, Girino! Troverò una pietra di fossato molto più grande! Come? Ce ne sono di molto più grandi? Dove? Il radar neanche funziona su questo veicolo. Rientriamo, useremo quello del quartier generale. Ehi, Jaden! Sono io, il tuo ammiratore! Beh, non è molto carino da sentire. Romeo! Fammi indovinare, vuoi conquistare il mondo? Diciamo soltanto che ho fatto dei bei progetti per il concerto. Ho mandato robot a mettere le maschere per il controllo mentale ad alcuni bambini che dormivano. Poi ho costretto questi bambini a mettere le maschere ad altri bambini, che a loro volta l'hanno messa ad altri bambini, e loro... E così tu vuoi conquistare il mondo. I miei amici ti fermeranno. Certo, come no. Ed eccoli che arrivano. Dove eri finito? Dovevi aiutarci! Adesso vi unirete alla folla adorante! Aspetta! No! Che hai fatto ai miei amici? Li ho solo trasformati nei miei servi mascherati! Noi adoriamo Romeo! Noi adoriamo Romeo! Noi adoriamo Romeo! No! Che spettacolo, eh? E la parte migliore è stata allontanarti dai tuoi pigiamici grazie al mio trucchetto super diabolico in cui fingevo di essere Jaden in concerto. Adesso la parte finale del mio grande piano. E quella cos'è? Quella, mio povero felino, è un'antenna. Questo lo vedo. A che serve? Invierà il mio segnale di controllo alle maschere in tutto il mondo. Con questo telecomando potrò controllare tutti. Applausi, grazie. Urrà per i padroni! Applaudire. Prendetelo! Un solo micetto contro l'esercito di Romeo? Nessun problema. È il momento della parte finale del mio grande piano. Al lavoro, miei servi! Forza! Noi adoriamo Romeo! Una palla appiccicosa! Questa è colla normale, caduta durante educazione tecnica. Non ci sono molte tracce del passaggio dei mini ninja. Magari non sono stati loro. Forse ha ragione Geco. Guardate! Questa
questa impronta non può che appartenere a... Armadillan! Guardate che cos'ho! Hai rubato il fumetto di Master Fang? Preso in prestito! Lo riporterò quando avrò scoperto il segreto della vera grandezza! Forse basta fare così! No, non credo proprio! Dai, lascia che... Dovrei essere io a scoprire il segreto di Master Frog e diventare così il primo fra tutti gli eroi! È Master Fang! Non otterrai la vera grandezza se non sai neanche come si chiama! Perché non rimettiamo quel fumetto a posto? No, cioè, sì, fra un attimo! Devo prima sapere il segreto! L'ho preso prima io! Te ne sei appropriato illegalmente! Senza la tessera! Un vero eroe fa le cose per bene! Scusate, ma secondo voi è questa la vera grandezza? Spero di no! Ma quale tessera? Qui di notte le regole non valgono! Non certo per un grande eroe come me! Fermo! È il segreto di Master Fang! Se della vera grandezza ti vuoi impossessare, al campo sportivo dovrai andare! Eh? Tutto qui? È un indizio! Tipo un indovinello! Molto facile, direi! Posso risolverlo addirittura io! Si va al campo sportivo! Sì, anche io la penso così! Porto via il fumetto! No, lascialo! Prima se collaboreremo! Si dia inizio ai giochi! Senza di voi tra i piedi, sarò libero di fare e disfare come si addice a un faraone! I tuoi bastoni avranno pure i nostri stessi poteri, ma è certo che saremo sempre noi i più forti! In fondo possiamo fare altre prove! I nostri poteri contro i nostri poteri! Non vedo l'ora! Sì, una bella prova! Torna subito qui! Vai, vai, vai! Ehi là, boomerang invisibile, dove sei? Wow! Oh! Ah! Ah! Era solo un riscaldamento, ora facciamo sul serio! Super raggi felini! Ah ah! Preso! Ah! Ah! Rallenta! Mi stai inseguendo! Non te la darò vinta! Vedrai! Alt! Torna qui! Ma dove sei? Ho capito! Super Geco mimetismo! Ma non posso rendermi invisibile anche io! Come posso fare? Wow! Il coccodrillo ha avuto un piccolo assaggio della sua stessa medicina. Ehi, Jaden! Sono io, il tuo ammiratore! Beh, non è molto carino da sentire. Romeo! Fammi indovinare, vuoi conquistare il mondo? Diciamo soltanto che ho fatto dei bei progetti per il concerto. Ho mandato robot a mettere le maschere per il controllo mentale ad alcuni bambini che dormivano. Poi ho costretto questi bambini a mettere le maschere ad altri bambini, che a loro volta l'hanno messa ad altri bambini, e loro... E così tu vuoi conquistare il mondo? I miei amici ti fermeranno! Certo, come no! Ed eccoli che arrivano! Dove eri finito? Dovevi aiutarci! Adesso vi unirete alla folla adorante! Aspetta! No! Che hai fatto ai miei amici? Li ho solo trasformati... nei miei servi mascherati! Noi adoriamo Romeo! Noi adoriamo Romeo! Noi adoriamo Romeo! No! Che spettacolo, eh? E la parte migliore è stata allontanarti dai tuoi pigiamici grazie al mio trucchetto super diabolico in cui fingevo di essere Jaden in concerto. Adesso la parte finale del mio grande piano. E quella cos'è?
Quella, mio povero felino, è un'antenna. Questo lo vedo. A che serve? Invierà il mio segnale di controllo alle maschere in tutto il mondo. Con questo telecomando potrò controllare tutti. Applausi, grazie. Urrà per i padroni! Sì! Basta applaudire! Prendetelo! Un solo micetto contro l'esercito di Romeo? Nessun problema. È il momento della parte finale del mio grande piano. Al lavoro, miei servi! Forza! Noi adoriamo Romeo! Comandante Miao, presente al rapporto! È tempo di esplorare un pianeta molto lontano! Tutto normale, Pigia Robot. È un gioco a cui sta giocando. C'è un'emergenza sulla Luna e dobbiamo arrivare lì in fretta! Gatto squadra, prepararsi per il decollo! Se la fortezza lunare è guasta, è meglio stare attenti. Già, sembra super spaventoso! Magnifico! Asteroide in avvicinamento! Sapete che gli asteroidi sono dei mini pianeti? L'ho imparato nel mio gioco! Gatto Boy, pensa alla missione! Magari un giorno faranno un gioco su di me! La fortezza lunare sta dando i numeri! Voi dove siete? Siamo pronti all'azione, signora! Cosa? Kalenova ha tanta paura! Ehi! Aiuto! Kalenova, l'ha presa! Dovete venire subito! Che succede alla fortezza? Non lo so, ma potrebbe essere la mia prossima grande scoperta! Dove eravate finiti? La fortezza mi ha buttata fuori e non trovo Fallenova. È stata cristallizzata o fortezzizzata o roba del genere. Non temere, il comandante Miao è qui. Vediamo come se la cava con la super gatto velocità lunare. Gatto Boy, aspetta! Sì! Sembra sempre più strambo. E la domanda è, perché? Piano Nova, è solo un esperimento. Ciao ragazzi! Ho perso la concentrazione! Ciao anche a te, piccolo robot! Lui è Pizza Robot! Resta di guardia in città mentre siamo qui! Ti piace fare le cose da solo? Sì, fare da soli non è male! Insomma, i tuoi poteri derivano dagli asteroidi! Un momento, quali sono i tuoi poteri? Beh, ecco, sono... è un po' complicato! Va bene! Rimandiamo le spiegazioni. Posso fare un giro su queste rocce spaziali adesso? Sì, certo. Non sono mie. Io le studio soltanto. Evviva! 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 Super gatto velocità! Ehi, sta attento! Un po' di prudenza! E se facessi così? Sta brillando. Ma com'è possibile? Ehi! Per tutti i baffi felini! Ciechi guizzanti! Piume svolazzanti! Mi piace lo spazio quando è tranquillo. Il giovane dello spazio è tornato, insieme ai super pigiamini. Beh, se li sta cercando. Il ragazzo non sembra contento di loro. Ah, e come dargli torto? Bene, ecco il piano. Di tenerli tutti sotto controllo. Iniziamo da qui, ragazzi. Ma come ci riesci? Ce lo fai vedere? Puoi farlo di nuovo? Oh, piume svolazzanti! Siamo arrivati tardi.
Vediamo se il ladro di fumetti è ancora in zona. Vista, gufetta! Ridisegnateli e fatemi sembrare onnipotente. Di là! Muscoli da Super Geco! Questi fumetti ora tornano al loro posto! Fermateli! Serpenti sibilanti! Oh, che idea! Hanno dei poteri nelle dita! Lasciate andare i pigiabimbi! Almeno abbiamo recuperato i fumetti! Avanti, mini faraoni! Usate la magia delle dita sul vostro padrone! I miei servitori! Il mio potere, scettro di Ra! Fate silenzio! Mi siete stati molto utili! Il vostro re ora ha piani più importanti! Arrivederci! Do il benvenuto alla mia nuova creazione! Sassi, rocce, massi, venite a me!